io vengo spesso qua, quando preparo le mie gare, i miei deserti, questo è il posto migliore, queste dune qua sono spettacolari. Per cui è una delle prime partecipazioni, diciamo così, quindi la faccio volentieri perché è un posto che amo, ma senza grandi aspirazioni. Quest'anno correrò con la divisa della mia nuova società, il CUS Bergamo Atletica. Quindi nero, arancio e rosso, questi nuovi colori, nuova divisa che sicuramente mi porteranno fortuna, ma orgoglioso di avere questa divisa quest'anno. Correre questa gara c'è anche un motivo in più, forse il principale, perché il 22 di febbraio, venerdì, che ci sarà questa gara che corro, è un anno che è venuto a mancare il mio carissimo amico Dario Costi, e quindi correre con lui nel cuore, nella testa e negli occhi è una cosa importantissima. Per me ricordarlo è così, correre per quello che voleva fare lui, quello che gli piaceva fare. Non ci sono solo dune sull'isola Gran Canaria, ma come vedrete ci sono anche montagne, quindi non basta, perché domani partiamo da 2000 metri, quindi da Picco della Neve, che è 1920 metri, e partiremo appunto da là. La partenza della gara ci sarà un po' di dislivello per poi arrivare al mare, quindi il bello sarà poi partire da 3-4 gradi di temperatura e arrivare con 26-27 gradi al mare. Ci siamo, Maspalomas, 6 di mattina, aspettiamo i pullman che ci devono portare in montagna. Comunque tutto bene, c'è caldo, anche stamattina, anche se c'è il chiuve, ma fa caldino, si sta bene. Andiamo a vedere questa partenza in montagna, la farà freddo invece, infatti siamo ancora delle cose. Ciao a tutti, ci vediamo, speriamo qua all'arrivo, che è qua dietro. L'acqua dell'oceano, bella fresca, nelle gambe, nei piedi, è il miglior massaggio, il miglior recupero in assoluto. Adesso ci vuole solo l'oceano, il riposo, un po' di relax veramente per recuperare al meglio. Marathon portata a termine, sono contento, non è stato un tempo strepitoso, ma una gara molto dura, molto tecnica. Comunque sono contento di questo risultato, essendo la prima gara dell'anno. Ambienti bellissimi, dalla montagna ai boschi a scendere, a dei sentieri impegnativi, duri, al letto del fiume finale, circa 10 km, molto impegnativo per arrivare al mare. Nel mio programma di quest'anno c'è un altro deserto che sto ancora studiando e quindi sicuramente verrò qua ad allenarmi ancora 20 giorni, un mese, perché questo